Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video guida. Oggi vi mostrerò come ottenere Peccati del Padre, il cecchino del tronomondo di Sabathun. Dovete sapere che quest'arma è soltanto droppabile in sorgente difesa per poi poterla forgiare e modificare con i vari perk. Piccola informazione, dovete sapere che questa modalità cambia ogni giorno alle 18 del pomeriggio, in difesa o attacco, e ci sono due modalità attacco e due modalità difesa. Per capire qual è quella che vi serve, dovete leggere la descrizione che ha e da lì capirete che cosa droppate a fine evento. Nel caso nostro, se volessimo avere Peccati del Padre, nella descrizione difesa ci dovrà essere scritto impedisci a Zirik, frusta di luce, di prendere il controllo della sorgente. Quindi, ora ricapitolando, dovremmo avviare sorgente difesa, dopodiché atterreremo e per partire ci basterà semplicemente interagire con la piramide dopo aver preso la bandiera. Il primo step consisterà nel difendere la sorgente, quindi fare pulizia, uccidere i due abomini che ci spawneranno e una volta che la barra della difesa sarà completata dovremo avvicinarci verso la porta bloccata. Una volta che saremo alla porta, per avviare il secondo step dovremo interagire con la piramide e davanti a noi comparirà una piramide con delle piramidi piccole che dovremo distruggere per avanzare e farla scomparire. Questa meccanica si ripeterà per un paio di volte e una volta che arriveremo in fondo la piramide sospesa in aria farà tante piramidi piccole da distruggere. Dopodiché, per il terzo step, dovremo interagire con la piramide che troveremo al centro e questa ci farà comparire l'infame Zirik. E qui dovremo soltanto fargli danno, dopodiché lui farà lo scudo e andrà giù. Quindi noi lo inseguiremo e salteremo giù. Dopo che saremo atterrati, quello che dovremo fare per continuare lo step, che diventerà quello finale, sarà sparare alle piccole piramidi che saranno intorno alla piramide sospesa in aria. Una volta fatto questo, lo scudo di Zirik scomparirà e potremo fargli danno. Finito il danno, Zirik riavrà lo scudo e per levarglielo ci basterà semplicemente avanzare e sparare alle piccole piramidi intorno alla piramide sospesa in aria che troveremo più avanti e questo lo dovremo ripetere per ben due volte. Una volta che avremo sconfitto Zirik, spawnerà la cassa e qui dovrà andarvi di fortuna. Ma rispetto a dannazione e accadimento sarà più facile da droppare Peccati del Padre da affinare, dato che è un drop comune e compare facilmente. Nel caso in cui non vi sia uscito, ritentate altre volte fino a quando non lo droppate. Una volta che l'avremo droppato, dovremo equipaggiarlo per poterlo affinare. Dovete sapere che per poi poterlo creare alla forgia ve ne serviranno 3 da affinare. Quindi il metodo più veloce per affinare le armi in generale è completare eventi e partite. Quello che io vi consiglio è di continuare a fare sorgente difesa, così affinerete l'arma e in più avrete la possibilità di trovare un altro Peccati del Padre da affinare. Una volta che avremo affinato per 3 volte Peccati del Padre, avremo la possibilità di andare alla forgia e crearcelo per poi livellarlo e in seguito mettergli tutte le perk che vogliamo. Detto questo ragazzi, spero di esservi stato di aiuto. Nel caso in cui non abbiate capito qualcosa, scrivetelo nei commenti, io vi aiuterò. Come ultima cosa vi chiedo gentilmente di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale, così vedrete altri contenuti che porterò a tema Destiny 2. Io vi ringrazio per aver visto questo video, noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!